Il comandante della Polizia Municipale di Venaria, Luca Vivalda, ha illustrato i dettagli dell'operazione No Web. Operazione che ha tratto in arresto un 61enne dipendente del comune dell'ufficio ragioneria e all'interdizione dei pubblici uffici per 6 mesi di un altro dipendente dell'ufficio urbanistica. I due hanno scaricato circa 38.000 file, di cui 2.127 con minori. Ma non solo pornografia è emersa dalle indagini, anche scommesse, titoli di borsa, pagamenti personali e in più la compiacenza della moglie di uno dei dipendenti, quello dell'ufficio ragioneria Economato. La donna è stata denunciata per truffa aggravata, rea di aver modificato gli orari di straordinario del marito. Era capricciante quello che è emerso e quello che succedeva dentro gli uffici di Via Goito. Anche il comandante della Polizia Municipale, Luca Vivalda, non si è vergognato di dire che nel visionare le immagini ha avuto i coniati di vomito. Una lunga indagine è partita da maggio e ha lasciato molto sconcerto tra i cittadini che erano presenti in sala consiliare, in special modo il racconto di quello che succedeva dentro l'ufficio dell'economo. L'uomo praticava autoerotismo e utilizzava la bottiglietta dell'acqua della collega ignara di tutto per raccogliere il suo sperma. Ed è stata solo grazie alla diffidenza della donna che non ha mai utilizzato la bottiglietta credendo che fosse del detersivo. Ci racconta il comandante di come ha avuto inizio l'operazione. No, l'operazione No Web è partita a fine mese di maggio 2018 in seguito ad una serie di disfunzioni e di problematiche legate all'utilizzo della rete internet web del comando di polizia locale che gestisco. Dalle verifiche effettuate all'interno degli uffici comunali e del CED si è appurato che questo sovraccarico della linea e dell'utilizzo del web era da imputare a una serie di postazioni della sede distaccata di Via Goito. Dall'approfondimento e quindi dalle poi autorizzazioni del PM che ci ha consentito di effettuare intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, quindi dell'IP dei soggetti coinvolti, abbiamo constatato quello che è emerso, insomma, che c'era un utilizzo spropositato della rete per scaricare o visionare materiale pornografico e pedopornografico. I soggetti sono due in merito a questa cosa, più un altro per truffa aggravata, perché in concorso con uno dei due utilizzavano escamotage per avvantaggiarsi delle ore di straordinario che non erano dovute. In questo momento stiamo verificando e vagliando tutto ciò che abbiamo sequestrato, dopodiché faremo le analisi dei vari supporti e cercheremo di comprendere anche che cosa ne facessero poi di tutto questo materiale. Quali saranno i provvedimenti il sindaco Roberto Falcone che adotterà il comune verso i dipendenti infedeli? Sì, un'operazione senza precedenti che ha permesso di interrompere una pratica devastante soprattutto nei confronti sia della città ma come amministrazione anche di tanti dipendenti che all'interno dell'ente operano con grande sacrificio e grande professionalità. Il lavoro che è stato svolto dalla Polizia Municipale è eccezionale, il comandante Vivalda ha condotto in maniera esemplare con i suoi uomini questa operazione, la magistratura ha sostenuto e quindi ringraziamo anche loro per aver creduto nell'iniziativa che è stata portata avanti. Come amministrazione interverremo direttamente con il massimo delle misure, con la massima rigidità possibile affinché non vengano più perpetrati ulteriori reati di questo genere. L'indagine non è finita, ovviamente aspettiamo gli ulteriori risultati che emergeranno quasi certamente dall'evidenza delle prove che sono state raccolte. Stiamo valutando in queste ore proprio quali sono le misure adottabili in questo momento, in attesa di un responso e di un giudizio comunque. Un dipendente che poteva essere allontanato, quindi licenziato immediatamente, ha comunque dato già le dimissioni. Per gli altri due valuteremo quali sono le misure da adottare.
Purtroppo si è registrato che le ore lavorate sono bassissime rispetto al periodo preso in considerazione. Si è parlato durante la conferenza stampa di una settimana come valutazione già ampia, diciamo, lavorate rispetto ai 6 mesi misurati. Un danno per tutti sotto profilo d'immagine, sotto profilo dell'amministrazione, sotto profilo del lavoro proprio erogato ai cittadini. Le tante domande che ci sono arrivate nei mesi passati, dove ci chiedevano come mai sindaco ci vogliono tanti mesi per una pratica o come mai questa procedura è ferma da così tanto tempo, finalmente hanno trovato una risposta e adesso lavoreremo per risolvere anche questo problema.